RTP e Zozo, siamo qui per il riepilogo della sfida Sunset Riders proposta da Samus. Una puntata importante perché non sono mancate le squalifiche, e è una puntata importante perché la classifica dà i primi verdetti definitivi. Cosa sono i verdetti? Visto che mancano solo due giornate alla fine, posizioni definitive che non possono essere superate e arrivate. Tipo te che sei già campione. Campione, sono campione d'Italia. Matematicamente mi mancava due punti. Sì, vabbè. No, erano cinque punti. E vabbè, comodorista. Guardiamo dopo la classifica e andiamo subito a vedere Sunset Rider, bellissimo gioco. Sì, io ho adorato quel gioco. È un gioco che mi è piaciuto perché ho fatto anche bene. E stranamente. Purtroppo alla sua prima partecipazione Moxie Channel è stato squalificato perché probabilmente non ha capito bene dove andavano a parlare le regole, si è dimenticato di commentare. All'inizio dell'anno ero stato chiaro e avrei detto che se non parlavi le trasgressioni dei regolamenti sarebbero state punite sempre, per il rispetto di tutti, indipendentemente dal fatto che Moxie Channel abbia giocato bene, male, sia entrato a punti. Non a punti. E dispiace, ma mi dispiace perché anche è stata la sua prima partecipazione. Siamo quasi alla fine della stagione, Moxie, ci sono ancora due sfide, organizzati e ti voglio anche, se le rifaremo anche l'anno prossimo. Attivo, ok? E vabbè, quindi dopo si vede che non ha capito bene. E ha fatto tre tentativi in realtà, ma due sono validi perché adesso spiego il perché. Il primo ha fatto 4.100, il terzo 30.400, che sarebbe entrato a punti. Poi ha fatto un terzo tentativo, ma ha usato il continue dal secondo livello, quindi anche lì annullata. Comunque mi dispiace Moxie, ma non demordere. Ed è anche la prima squalificazione perché non... motivo qua, sì, però è giusto per il rispetto di tutti, perché tutti lo fanno. Non serve, come ti ho già spiegato nei commenti, che commenti assiduamente. L'importante è mostrarsi vivo, tra virgolette, una volta ogni tanto, ok? Sì. E qui niente, devo mettere niente. Andiamo avanti. Decimo non è arrivato nessuno. No, eravamo in pochi. Tanti non hanno partecipato, ma ci arriveremo dopo. Sì. Vediamo perché. La Miss. Che te la prendi in giro. Ma guarda che ho ragione. E i punteggi della Miss dimostrano quello che io ho scritto nel commento. Tre tentativi, 700, 1900, 5002. Ancora un po' di partite e finiva il gioco. Non proprio, però. Simpatica Miss. Aveva il malus, l'ha donato, tra virgolette. Mi racconti un gioco bello. Perché così qualcosa ha ottenuto, qualcosa, perché così aiuta il mister. Che nelle ultime ha messo il turbo il mister. Ne parliamo dopo del mister, ci arriveremo tra un attimo. E niente, Miss, ti tocca la ruota del malus a sto giro. Ancora una volta. Non puoi donarlo a nessuno ancora una volta. Devo inventarmi qualcosa se le farò ancora l'anno prossimo. Tipo dare, non lo so, tipo dei collezionabili. Dei collezionabili per chi prende tanti malus, poi magari per ricevere un premio. Non lo so, ci studieremo. Questa niente, è Miss la pausa. Nona. Quindi non entra punti. La delusione, forse la delusione tutti, di giornata, il comodorista. Lo mettevano prima. No, ma io così avrei giurato anch'io che questo gioco era nelle complete corde del comodorista, anch'io, che fosse stato uno dei suoi, non lo so, preferiti, uno di quelli che ci ha giocato tanto al bar. Invece mi sbagliavo. Io pensavo che faceva 150.000 punti il suo. È vero che non ha avuto tanto tempo di provarlo, ma non si è comportato da comodorista. Non si è comportato da comodorista. E ha avuto il massimo tentativo 15.040 punti, che però non gli consente di entrare a punti. Se sarà una cosa interessante da vedere in quella sfida qua è che i punteggi sono molto molto ravvicinati e bassi. Questo va a giustificare la difficoltà del gioco. Era perché era un gioco con una conversione molto complicata, però molto bello. Il comodorista non va a punti e te vince ancora. Io ho preso il volo. Te hai vinto il campionato. Settimo la macchina nel tempo che entra invece a punti.
bravo la macchina del tempo, perché sì, lui nelle sue introduzioni fa sempre vedere il video presentazione. Questa è una cosa molto interessante, una cosa bella, simpatica, piacevole. Sì. Ha fatto i suoi tre onesti tentativi, ha partecipato anche a Titi Snella. È arrivata ultima a Titi Snella, non la ultima a Titi Snella. È sbagliato. deve dare malus a Titi Snella. Titi Snella. È bravo la macchina del sì, tempo. Che un punticino nonostante tutto comunque lo guadagna. Se lo porta sempre a casa. Colui che ha proposto Samus arriva sesto e ne guadagna due di punti, e considerate il fatto che lui non è riuscito neanche a superare il primo boss, quindi è molto ristretta la storia, cioè, proprio perché il gioco da qui in poi siamo tutti lì, è stato molto complicato tranne i primi tre, così. Bravo Samus. Quinto Jojo a pari merito, quinto con Zombie Gamer 80. L'ho ricontrollata due volte quella cosa qua per sicurezza, e entrambi hanno fatto 30.500 punti, sì, entrambi al secondo tentativo, e quindi entrambi sono quinti, entrambi prendono 4 punti. Sì. È già la seconda volta che capita, anche l'ultima volta con Ash with Ash. Sì. È capitato che sia arrivato insieme a Zombie Gamer un altro, e forse anche quinto, se non mi sbaglio. Sì, sempre così. Va bene perché 4 punti me li porto. È già due o tre volte che capita. Sì, sì. Che si arriva a pari merito, e niente, quindi quinto posto per Jojo Bravo, è stato bravo, sì, superato il boss, però ha messo molto in crisi tutti l'inizio del secondo livello, perché è veramente incasinato, è bastardo. Ma io dalle prove una volta, anche se devo dire fatto, che da Zombie Gamer, con la sua esperienza, sì, sì, dopo ovviamente lui non si è allenato e tutto, mi aspettavo di più. Però è vero, anche vero, che se non ci fai una partita prima, sì, questo è un gioco veramente sì, bastardo, con due vite poi. E quindi niente, quinta posizione per entrambi. È per quello che poi la classifica si accorcia, no? Sì, sì, sì. Anche se molti non hanno partecipato. Beh, 4 punti io me li sono sempre presi, stavolta, dai. Il nostro Alessandro, un gioco bello, che saluta Oreste. E chi è Oreste? No, perché non hai visto il video, perché tu avevi visto il video, sapresti che è Oreste, perché è il gatto che tiene in braccio praticamente. Sì. Gigantesco. Sì, è più il grande, gatto del video. È più grande. È più grande del riccio che abbiamo noi. Sì, che è il riccio. Ma che gli dai da mangiare, Alessà? Che crocchette, non lo so. Lo tiene allevamento. Alieni. Bellissimo, io adoro i gatti, scusa. Sì, se anch'io. Non c'entra niente con la sfida, ma un gioco bello. Aveva due tentativi, perché la Miss è stata molto brava, è stata molto gentile e ha tolto un tentativo. No, secondo me qualcosa si poteva migliorare. Ha avuto poco tempo il gioco bello, sì, non l'aveva mai giocato in versione Super Nintendo, e comunque ha fatto il suo. E poi mi farei vedere anche l'altro gatto, che quel detto che si chiama. Prossimo video. Al prossimo video ci fai vedere l'altro gatto, perché non siamo amanti dei gatti. Sì. Quarto posto, e guadagna i suoi punticini che forse lo salvano. E vedremo il perché dopo. Ah, forse ho capito. Retro giochi. Mitico retro giochi. Ha giocato questo gioco in condizioni ancora una volta disastrose. Come? Con un'emulazione pessima. Però e nonostante tutto, gli è piaciuto il gioco in quelle condizioni lì. E si è impegnato. E ha fatto un grandissimo punteggio. Sì, sì. 84.260, 84.000. Ha fatto due tentativi. Uguali. Esattamente dallo stesso punteggio. Cioè, uguali. Sì, lì proprio si è impegnato al massimo. Il ritmo. Terzo, bravo retro giochi. Anche questi punti sono molto, molto importanti. E vedremo dopo perché. Sì. Il mister che ha messo il nostro, il mister nelle ultime sfide, 4-5 sfide, vinte secondo, pazzesco. Pazzesco, bravissimo. Andare a prendere il gioco bello. Bravissimo il mister. Sì? Mi faccio i miei complimenti, anch'io. È un gioco difficile. E il mister ha vinto questa sfida. Sì. Il mister questa sfida l'ha vinta. Perché ha con fatto 117.000 punti, 960. Questa sfida la giustamente vede. Il mister l'ha vinta, ma per onore del vero e per il rispetto appunto della classifica della sfida che c'è appena sotto
o se no io mi toglierei il bonus veramente, perché non merito a questo giro la vittoria, sono sincero, perché ha giocato, perché meglio, ha, vinto. Ha giocato meglio il Mission, sì. No, indipendentemente da quello, anche, sì, anche sì, se sì. Mi togli 15 punti avrei già vinto comunque, sì sì, cioè, tanto non frega niente, ma perché vincere col bonus non è mai soddisfacente, esatto, bravo, io non l'ho mai preso, però non è mai una soddisfazione, è più bello vincere, anche se l'ho sfruttato, potevo sì, anche sì. Fare meno di sfruttarlo, l'ho voluto sfruttare, secondo, è arrivato secondo usato. perché io ho fatto 29.000 il mio tentativo di riscaldamento, 87.000 180, fammi vedere se ho fatto meno anche del no, hai fatto di più, quindi saresti arrivato secondo. Il primo al mista. Però per due, perché io avevo il lascia raddoppia. E quindi vado a 100, cioè, su quel gioco qua o ti allenavi alla grande per battere quel punteggio qua col bonus. Altrimenti. È anche vero che dopo i banditi, dopo la taglia era molto alta, perché erano 100.000 punti di taglia, però è altrettanto vero molto che difficile. Dove è arrivato il mister, ai due fratelli nel saloon. Era veramente complicato, sì. Oltretutto distratto dalle peggio cose, no? tutto. Dalla bimba Mega Drive che spostava le telecamere, e questo è bellissimo perché fa parte di una cornice familiare, sì. Veramente fantastica, quindi complimenti alla famiglia, complimenti sì. Sul gioco, complimenti, quindi fatti distrarre mister, perché secondo me il fatto che tu ti fai distrarre ti fa bene, perché non è la prima perché volta che raggiungi altre volte si è distratto, quasi visto. Prestazione notevole, sì sì. Quindi io dico già che il mio bonus, visto che è la seconda volta consecutiva, lo volevo donare a te, ma sì, ma in realtà lo dono al mister. Allora lo fai apposta. Non lo faccio apposta, sì. Perché il mister ha meritato la vittoria. Io? Il mister ha meritato il bonus. Sì, sì, vabbè. E te sarà ci sarà tempo e modo, tanto. E vedi, è contro di me. Dopo vince il campionato. Io ho vinto, ho fatto una. Sì, sì. Non sono soddisfatto della partita che ho fatto per il semplice fatto che tanto tempo fa lo giocavo molto meglio. Quindi non è stato per me una partita soddisfacente, sì, lo finivi però con tre vite, e quindi no, lo finivo sfruttando che continue e con tre vite, quello sì, è vero, sì. Perché è un gioco veramente bastardo, però quindi, molto bello. Detto questo, bravo il mister, andiamo a vedere la classifica, bravi tutti, bellissima, sì. Andiamo a vedere la classifica, andiamo a tirare le orecchie a chi non ha partecipato. Allora, primi verdetti. Io, campione d'Italia, 220 punti, ho messo l'asterisco, inarrivabile, mancano due sfide, 30 punti. Sì, sì. Il Comodorista, secondo, inarrivabile, anche lui, quindi primo, seconda posizione certe. La terza posizione è quasi al 99,9% certa, per il semplice fatto che il mister ha 30 punti esatti da Mi racconto un gioco, sì. Bello, e sono quei 30 punti che mancano nel due sfide, quindi Mi racconti un gioco bello e basta un punto per avere la matematica certezza del, sì. Terzo posto, quindi la zona Champions, sì. È quasi completa, quindi mister, tu devi vincerle se vuoi avere un minimo di speranza, tutte e due, ma al tempo stesso un gioco senza bello, senza rischiare, al tempo stesso un gioco bello non ma deve arrivare, perché c'è anche retro giochi che li vicino è quasi a, eh sì, adesso ci arrivo. Quindi più che pensare a Mi racconti un gioco bello, secondo me dovresti pensare a retrogiochi, che perché è... sono 30 punti e retrogiochi ne ha 90, e quindi una bellissima sfida per il quarto posto. Sì, quarto, quinto. 102-94, qua 90 più 12. Vicino. C'è stato un errore che ho corretto nella scorsa puntata, perché Zombie Gamer si era dimenticato di assegnare il punto del ladro al Comodorista. Ah, gli aveva dato un punto in meno, tipo. E di toglierlo a Mega Drive. E questa cosa adesso è stata sistemata, quindi i punteggi, sì. Sono quelli. Quindi, bellissima quella lotta qua. Penso che Mi racconto il gioco bello sia, deve succedere, arriverebbero in due, pari merito terzo posto, nel caso assurdo che Mi racconto il gioco bello non faccia. E lì allora bisognerà poi vedere. Ma penso che sia veramente molto molto difficile, sì, che ciò capiti, anche perché il mister deve vincerle obbligatoriamente tutti e due. Detto questo, c'è una bella lotta comunque anche qua in questo gruppettino qui, che ti comprende anche te, sì. Perché è Zombie Gamer che prende qua i suoi 4 punti. Va 50. Kutos che non ha partecipato, ci arriviamo tra un attimo. Supremes Cabinet, che lui partecipa solo agli arcade. Sì, la macchina del tempo che guadagna un punticino, va a 47.
7, tu che ne guadagni 4 vai 40, ci sono ancora 30 punti, quindi c'è dentro anche Samus in quella lotta, sì, qua, perché se non bisogna dare nulla per scontato, quindi tutto quel gruppetto qua, da Samus a Zombie Gamer, si giocano diciamo dal sesto all'undicesimo posto, sì, cioè, siamo un po' lì, dai. Quindi la classifica qua ancora da determinare, come da determinare ancora la classifica delle ultime posizioni. Sì. Platformist, Dani, Miss Mega Drive, Alex Battista, MD, Moxie Channel e il Pol di Gomma. Adesso partiamo da quelli che non hanno. Il Pol di Gomma ha partecipato in ritardo nella scorsa sfida, fuori tempo massimo, e io lo metto in classifica perché ha partecipato, quindi è un incentivo per farlo partecipare anche se sono le ultime sfide. Moxie Channel ha partecipato per la prima volta, ma purtroppo è stato squalificato per i motivi che sappiamo. Sì. MD ha partecipato una volta sola. Alec Battista non ha partecipato, non so se si è dimenticato qualsiasi altro motivo, almeno non l'ho visto io la sua partecipazione. Dani non ha partecipato, vabbè, anche lui, Platformista non ha partecipato, guarda quanti che non hanno partecipato. Neanche Cutros. Ma da tirare le orecchie ancora Cutros, perché lui ancora una volta ordina il gioco perché vuole giocarlo in real e non gli arriva in tempo. Cutros è già due o tre volte che succede così. Ma una cosa, prenditi una multicard per il Master System, per il Mega Drive, una per il Super questi. Nintendo, una Mega Drive e sei a posto, tanto alla fine hai tutti i giochi. Comunque Cutros, quando ti arriva, ma fallo lo stesso il video del gioco, almeno ci fai vedere la cartuccia, ci fai vedere anche l'altra volta che era la video sfida di Tommy Runner di Mega Drive, e preso il gioco e non hai più fatto il video. Fallo il video. Anche fuori. Quindi, calendario che ormai siamo alla fine. Jojo, ultima due. Tu sì, dovrai lanciare la video presentazione, sì, la tua sfida, lo faremo dopo quel video qua. Sì, che uscirà dopo. Che verrà pubblicata il 24 novembre, sì, e poi ci sarà l'ultima della Miss. E dopo fine stagione. E poi tutte le premiazioni, tutto l'ambaradam di fine stagione. Sì. Però adesso noi andiamo a ruote. Adesso devo. Cos'è questa? La ruota. Bonus, la ruota del bonus. Ascolta, giriamo quel la bonus. Ruota del bonus. Anche a chi se la dà? Perché già che ce l'ho aperto, sono già che è un casino fai. Perché la va a scatto. La dà a Mr. Mega Drive, quindi te l'ho già detto. Perché me lo volevi dire? Questo bonus è l'ha guadagnato di diritto il mister. Mister Mega Drive. Mischio. No, giro io per il sì, mister. giri tu. Sì, perché giri forte per fortuna. Sì, è per questo che giro io. Mettiamo schermo intero, gira. Gira, ruota, bonus. Per il mister. Se gli porti ovviamente se mi va al malus cambierò decisione. Non posso dare il malus. Allora darà a me. No, vabbè, scherzo. Spero di no. Vediamo cosa esce al mister. Al mister Mega Drive, che questo se l'è guadagnato veramente. Sì, perché se nelle ultime 4-5 sfide lì. Shoot again, non sono soddisfatto. Scudo. Lo scudo è una protezione. Bonus punte il lad. Io glielo auguro che vada su bonus punteggio. Bonus perché punteggio esce. Perché è un buon bonus, gli potrà servire e se l'è guadagnato. Applausi. Bravo. Bonus punteggio. Mister Mega Drive. La prossima sfida avrai più il 30% sul miglior tentativo, sì, quindi un ottimo bonus. Sono contento, veramente contento, sì, perché sì, si è impegnato e poi in grande forma, e sì, la ruota dà, la ruota toglie, la ruota, sì, sa quando è il momento di dare, sa quando il momento che uno se le guadagna. Io porto sfiga, invece mi porto fortuna al mister. Invece hai portato fortuna, sì, al mister, bonus punteggio, ma non è finita, perché adesso vediamo se riusciamo a fargli aprire la ruota del malus. Però adesso si è aggiornata la ruota, quindi mi fa salvare le ruote sul computer. Ciò dovrebbe accelerarmi la cosa. Vediamo se è vera quella cosa qua. È vera. Già Malus. Giro anch'io anche questo. Giro anche te. Questa è la ruota del Malus. È tutto in famiglia questo giro. La ruota del Malus per la Miss. Abbiamo già girato che questa volta non può donarlo a nessuno. Se lo tiene. Gira, ruota Malus per la Viz. Tutto in famiglia. In famiglia Mega Drive. O se poi volete scambiarvi il bonus tra di voi, fate voi. Sì, a me va più che bene. Andiamo cosa esce alla Miss. Cosa esce alla Miss.
Le ultime ruote dell'anno. Se il visto dal 30% alla miss, arriva a punti. Le ultime. Guarda che riesce beati gli ultimi. Beati gli ultimi. No, vita extra. Sì, vita extra esce. Riesce vita extra che non mi ricordo più cos'è. O il teletrasporto. No, no. No. Devo andare a vedere cos'è vita extra. Tiene una vita in più, no, non era quella della vita in più. Cioè che hai un tentativo in più, secondo me. La scorta del malus non dovrebbe essere. Per me. No? Per me si salva. Per me si salva dal malus, ma. Andiamo. Non ne sono sicuro. Andiamo a scoprire. Oppure non vorrei che sia una regola ancora di quelle vecchie dopo che avevo cambiato quattro cose. Andiamo a vedere. Vita extra. Allora, ruota malus. Vita extra, fortunato, non hai nessuna penalità, bravo Alessio, oh, niente penalità, è andata bene a tutti e due. In casa Mega Drive tutta fortuna. Tutta fortuna. Quindi in casa Mega Drive, è il momento Mega Drive questo, sì. Qua, è chiaro momento Mega Drive. Già a sto punto mi arriva anche la miss. Quindi, occhio, mi racconti un gioco bello, fai un punticino perché il mister c'è anche il bonus, capace veramente di vincere anche tutti e ma due. Ma se riesci anche a farne più di uno, anche perché più. L'ultima sfida è della miss. E quindi, la propone e quindi occhio in casa Mega Drive, in casa Mega Drive sul casino alla sì fine. È tutto fortunato, guarda, è stato piacevolissimo anche questa sfida, si è conclusa la giornata, io invito sempre tutti a partecipare. Oh, siamo arrivati in 17, a me piacerebbe veramente tanto che in una giornata, magari 20. Anche l'anno prossimo, ne partecipano tutti 17 contemporaneamente. Sì, ci tengo a questa cosa che qua. Te nella stessa ci ora tengo. 17 video che ti si impalla tutto. Campione d'Italia, grazie ma nessuno ti fa il complimento, ma chi ti vuole, no, scherzo, alla prossima, ciao.